bene la donna che ha partorito su un gommone alla deriva soccorso da un mezzo militare italiano nel canale di Sicilia. Si tratta del primo sbarco di migranti dopo la caduta del regime di Gheddafi. Dopo l'uscita di Massimo Muia sono tre i posti nella giunta comunale di Agrigento. Il sindaco Marco Zambuto dovrebbe nominare i nuovi assessori nei prossimi giorni. Si chiama Terra Amica, il protocollo d'intesa siglato questa mattina nella sede di Confindustria che attiva un percorso virtuoso per la giovane imprenditoria. Cerimonia celebrativa questa mattina a Favara per ricordare il centenario della nascita del generale Francesco Doro, presenti le autorità civili e militari della città. Benvenuti a tutti voi con l'informazione di Agrigento TV. In apertura ci occupiamo della vicenda della donna, sta bene, la donna che ha partorito su un gommone alla deriva, soccorso da un mezzo militare italiano nel canale di Sicilia. Si tratta del primo sbarco di migranti dopo la caduta del regime di Gheddafi. Nino Ravanà. Si chiama Sucre, una giovane donna fuggita dalla Somalia che due giorni fa ha dato alla luce una bambina su un gommone alla deriva nel canale di Sicilia. Mamma e figlia soccorsi in condizioni difficili dal pattugliatore Foscari della Marina Militare con un elicottero dopo un primo trasferimento al poliambulatorio di Lampedusa, questa notte sono arrivati all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. La signora sta bene, tutto sommato considerando quello che è successo, è stata ricoverata intorno alle 5, è arrivata qui intorno alle 5 del mattino. Ed è stata trattata opportunamente e quindi al momento è sotto osservazione, mentre la bambina precauzionalmente è stata ricoverata al reparto di neonatologia, ma tutto sommato sta bene. La donna ha affrontato la traversata insieme ad altri 43 compagni di viaggio, tutti provenienti dall'Africa subsahariana. È stato un peschereccio a segnalare la presenza del natante con il motore in avaria a 55 miglia a sud di Lampedusa in acque di competenza maltese. Raggiunti dai soccorritori, sono stati trasbordati sulla nave militare. Stremati a causa della lunga permanenza in mare, sarebbero gli stessi migranti che mercoledì lanciarono l'SOS con un telefono satellitare, sostenendo di essere in balia delle onde. Secondo le prime testimonianze, il gommone sarebbe partito 4 giorni fa dalla Libia. Si tratta del primo sbarco dopo la caduta del regime di Gheddafi. Nelle prossime ore i profughi saranno trasferiti con molta probabilità a Porto Empedocle. Lampedusa, infatti, è stato dichiarato dal governo porto non sicuro. Una violenta rissa si è verificata nel tardo pomeriggio di martedì all'interno della villa Luca Crescente nel quartiere della Lanterna a Porto Empedocle, a darsele di santa ragione due gruppi di giovani. I carabinieri intervenuti sul posto però non hanno trovato nessuno, i partecipanti della rissa si erano dileguati, tre ragazzi però si sono recati all'ospedale San Giovanni di Dio per farsi medicare. Anche grazie a questo elemento i carabinieri sono riusciti a risalire in tempi rapidi ai protagonisti. Uno è stato identificato e denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica. Vandali in azione al liceo scientifico Martin Luther King di Favara. Nel corso del raid sono stati svuotati gli estintori nell'atrio del primo piano che ha sfondato una vetrata al piano superiore. Poi sono forse spaventati dalla presenza dell'impianto di videosorveglianza, hanno deciso di fuggire. Indagano i carabinieri della tenenza di Favara. E un pensionato di 84 anni è stato raggirato da tre giovani. Il primo ha fermato la vittima in corso Vittorio Emanuele chiedendo l'indicazione di un gioielliere che avrebbe dovuto valutare alcuni preziosi. Poco dopo si è fermato il secondo che ha evidenziato la bellezza e il valore dei preziosi. Infine è arrivato un terzo che ha stimato in 6.000 euro il valore degli oggetti. A questo punto l'anziano, intuendo un affare, ha consegnato ai malviventi 1.500 euro in cambio dei presunti gioielli che in realtà erano senza alcun valore. Accortosi di essere stato truffato, l'anziano ha sporto denuncia alla polizia. Passiamo alla cronaca giudiziaria. Il giudice monocratico del Tribunale di Agrigento, Ottavio Mosti, ha condannato a 8 mesi di carcere Salvatore Casella, 27 anni, di Castro Filippo. Nello scorso mese di luglio, Casella, recatosi ubriaco al pronto soccorso dell'ospedale Barone Lombardo di Canicattì, aggredì un medico del pronto soccorso e distrusse alcuni arredi dell'ospedale.
Ed ancora i giudici della Corte d'Appello di Palermo hanno confermato la condanna a 6 anni e 6 mesi di reclusione a Giocchino Cinque Mani, 52 anni, di Castro Filippo, accusato di spaccio di droga e detenzione illegale di armi. Cinque Mani venne arrestato il 24 febbraio del 2010 dai carabinieri che in un casolare di proprietà dell'uomo trovarono 7 kg di marijuana, 1 kg di semi di canapa indiana e un fucile calibro 22 e 150 cartucce. Il GUP del Tribunale di Agrigento, Alberto Davico, ha assolto perché il fatto non sussiste Carmelo Riggeri, 46 anni, ristoratore di Campobello di Licata. L'imputato era accusato di violenza sessuale ai danni di una sua ex dipendente, una cameriera rumena di 45 anni. Cambiamo argomento, dopo l'uscita di Massimo Muglia, sono 3 i posti nella giunta comunale di Agrigento. Il sindaco Marco Zambuto dovrebbe nominare i nuovi assessori nei prossimi giorni. Toto Frequente. Questa manifestazione che Come ormai tutti sanno, il vice sindaco di Agrigento ha rassegnato le sue dimissioni. Così, con Massimo Muglia che va via, la giunta comunale ha 3 posti vuoti. 2, infatti, erano stati lasciati liberi a seguito della rottura di Marco Zambuto con il PDL. Si tratta degli ex assessori Ignazio Sciortino e Giuseppe Putrone. Ma subito dopo, quest'ultimo aveva dichiarato di rimanere fedele a Zambuto, lasciando il partito di Berlusconi. Pertanto, proprio Putrone potrebbe a breve rientrare nell'amministrazione comunale. Una cosa è certa, i 3 posti nei prossimi giorni verranno riempiti. Lo dice lo stesso Marco Zambuto, che però non scende nei particolari, commentando solo di voler seguire la linea dell'UDC uscita fuori dal congresso di domenica scorsa. Intanto un nome che circola è quello dell'ex consigliere comunale Salvatore Bottone, vicino a Giovanni Barbera, che secondo indiscrezioni starebbe per lasciare il PDL per approdare al patto per il territorio, ma dei diretti interessati al momento nessuna conferma. L'ultimo posto, ma sempre secondo voci di corridoio, potrebbe essere occupato dal consigliere comunale dell'UDC Maurizio Calabrese, ma vedremo cosa succederà. Una cosa che pare essere ormai certa invece è l'ingresso di Massimo Muglia alla Fondazione Teatro Luigi Pirandello. Il CDA, presieduto da Marco Zambuto, al momento vede presente Giovanni Di Maida, nominato dal sindaco. E Di Maida è entrato il 22 settembre scorso, proprio sostituendo Massimo Muglia, che era in carica nel CDA da 6 mesi. Questo è avvenuto poco meno di 2 mesi fa, pertanto l'ex vice sindaco potrebbe ambire a una carica anche di maggiore rilievo all'interno della Fondazione. E anche questo verrà chiarito nelle prossime ore. Il Consiglio Comunale ieri sera ha ritenuto opportuno rinviare la trattazione del bilancio di previsione 2011 a martedì 15 novembre per la mancata presenza del sindaco Zambuto, che tra l'altro ha la delega al bilancio. È stato il dirigente di ragioneria a illustrare il bilancio, affermando che si sono avute in questo esercizio delle riduzioni rispetto all'anno precedente pari all'11,76% e le minori erogazioni da parte del governo centrale, che hanno determinato una limitazione della spesa con un contenimento complessivo e soprattutto di quella corrente. Il dirigente ha sottolineato che c'è stato un incremento dell'imposta sugli immobili grazie alle attività di accertamento ed una crescita, seppur limitata, delle entrate extra tributarie. Il bilancio evidenzia un pareggio contabile di 115 milioni di euro. Il presidente del Consiglio Comunale, Francesca Alfano, ha rilevato come le previsioni di incasso delle entrate previste per 4 milioni e 500 mila euro per concessioni edilizie, a parere degli stessi revisori, sembrano di non facile realizzazione al fine di raggiungere l'obiettivo del patto di stabilità per equilibrare le spese con le entrate. Il presidente del collegio ha evidenziato che gli uffici si sono apprestati e si apprestano affinché si raggiunga questo obiettivo. L'informazione torna tra qualche istante di pubblicità. A tra poco. Form Work, formazione e consulenza, presenta i propri corsi formativi per l'anno 2011-2012. Corsi di preparazione alla lingua inglese di vari livelli. Corsi di preparazione ai test d'ingresso per i corsi di laurea a numero programmato dell'area medico-sanitaria come medicina, odontoiatria, veterinaria e a tutti i test dei corsi di laurea relativi alle professioni sanitarie. Frequentando il nostro corso avrete a disposizione un corpo docente altamente qualificato, sarete seguiti con molta attenzione durante tutto il percorso formativo e otterrete una preparazione di ottimo livello a pochi passi da casa e con un notevole abbattimento dei costi.
Vari sono i tipi di percorso formativo che la Form Work organizza in base alle esigenze dell'utenza, con corsi attivi tutto l'anno, a carattere intensivo della durata di 5 settimane o trimestrali. Sono già aperte le iscrizioni. Vieni a trovarci ad Agrigento in via Regione Siciliana 66 o chiama al numero 329 93 76 785. Form Work. Vi aiutiamo a centrare il vostro obiettivo. Non ti senti in armonia con il tuo corpo? Estetica Dimensione Donna ti propone svariati trattamenti viso-corpo che verranno studiati secondo le tue esigenze. Estetica Dimensione Donna ti offre le tecnologie più innovative, come radiofrequenza quadripolare dinamica contro la lassità cutanea, trattamenti bioenergetici per le adiposità localizzate, smagliature e microlifting del seno, Isojet trattamento all'ossigeno, effetto lifting viso. Vieni a trovarci per una consulenza gratuita. Uno staff altamente qualificato ti aspetta, perché vedersi bene è sinonimo di sentirsi meglio. Telefona ai numeri 0922 60 87 11 339 31 89 111. Via Vittorio De Sica 35B, Villaggio Mosè, Agrigento. Nuovi amici, gioco e confronto. Grandi emozioni nella scoperta di un grande gioco. Impegno e rispetto delle regole, saper vincere e saper perdere. Tutto questo è mini basket. A partire dal 6 ottobre vi aspettiamo alla scuola Seneto e presso il plesso 11 settembre di Villaggio Mosè. Da quest'anno il mini basket dell'Arca di Noè diventa partner della Fortitudo Moncada Agrigento. La nostra esperienza e il nostro lavoro per far crescere voi, i campioni del domani. Pelonero Giocattoli, il negozio ideale per te e i tuoi bambini. Tu mi hai rubato il cuore, non chiedere. Tantissime occasioni con una vasta scelta di giochi delle migliori marche a prezzi imbattibili. Tu mi hai rubato il cuore, non t'importe me. Vieni a trovarci nei nostri punti vendita del Villaggio Mosè di San Giusipuzzo. Da Pelonero Giocattoli inoltre puoi trovare articoli per la scuola e prezzi che solo Pelonero può offrirti. Se devi acquistare un giocattolo vero, vieni da Pelo Nero. Benvenuti a Villa George, unica nel suo genere. Con lo stile contemporaneo, accoglie eventi importanti come battesimi, comunioni, cresime, matrimoni, anniversari, feste di laurea, avvolgendoli in un calore che solo Villa George riesce a dare attraverso la professionalità del suo personale, alla qualità delle pietanze sapientemente curate dal suo chef. Villa George, aperto a pranzo e a cena e anche bed and breakfast. Villa George, restaurant bed and breakfast. Villa George, restaurant bed and breakfast, via Magellano 27, Agrigento. Telefono 0922 41 67 00. Cellulare 389 79 59 172. Dopo il trionfo nella Valle dei Templi, tornano I Promessi Sposi, opera moderna di Michele Guardì e Pippo Flora, per un Natale tutti insieme ad Agrigento. Dal 26 al 31 dicembre, Palaforum Giuseppe Bellavia Sport Village. Biglietti in vendita nel circuito abituale del Sestante. Informazioni 0922 437474 0922 25019. Riprendiamo con l'informazione e ci occupiamo del vertice che si è tenuto in prefettura tra le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL e Lato Idrico per tentare di chiudere la vertenza che vede protagonisti 9 lavoratori del Voltano che rischiano il licenziamento e quindi, come previsto dalla normativa regionale, devono transitare al consorzio d'ambito di Agrigento. A tentare la difficile mediazione di una vertenza lunga 2 anni è stato il capo di gabinetto della prefettura di Donato. Un incontro lungo, durato 2 ore, dove le parti hanno esposto ognuno le proprie ragioni.
Alla fine si è raggiunto l'accordo, dichiarano le organizzazioni sindacali, dove l'onorevole Pumilia, vicepresidente dell'ATO, si è impegnato a convocare il CDA del consorzio per lunedì o al massimo martedì prossimo. E dentro la stessa settimana prossima convocherà i sindacati per risolvere alcune questioni di carattere contrattuale. Comunque l'assunzione dovrebbe avvenire entro il giorno 1 di dicembre. Ed è stato sottoscritto oggi nella sede di Confindustria Agrigento il protocollo d'intesa e partenariato terra amica tra la Camera di Commercio di Agrigento, i comuni di Agrigento, Aragona, Casteltermini, Favara, Grotte e ancora Portempedocle, e inoltre CGL, CISL, UIL, Banca di Credito Cooperativa Agrigentino e Confindustria Agrigento. Il progetto terra amica è finalizzato a sostenere la giovane imprenditoria. Chiara Mangione. Progetti non eseguiti. Sostenere le imprese di giovani imprenditori tra i 18 e i 40 anni attraverso la leva competitiva azionata da diversi attori del territorio tramite l'abbattimento e la riduzione di una serie di imposte e tasse. E questo è l'obiettivo di Terra Amica, il protocollo d'intesa siglato questa mattina nella sala conferenze di Confindustria Agrigento e che ha visto riuniti intorno ad un unico tavolo appunto Confindustria, Camera di Commercio, sindacati, comuni e politica regionale. Un progetto che grazie alla sinergia delle diverse forze messe in campo può costituire la leva per i giovani imprenditori che operano nei servizi, a partire dal difficile scoglio di ottenere credito dalle banche. Che una banca ha assunto l'onere, per questo continuiamo a ringraziarla, di sostenere concretamente le giovani imprese. Il protocollo è anche un metodo che ha visto insieme attori istituzionali, Camera di Commercio, Comuni, imprese, giovani imprenditori, che hanno saputo darsi la mano e che offriranno un contesto per investire nel territorio che va dal maggiore facilitato accesso al credito alle giovani imprese alla tempistica dei tempi per i procedimenti amministrativi che i comuni si sono impegnati a fare in via elettronica. E alla Camera di Commercio la funzione di monitoraggio sull'attuazione del protocollo siglato oggi. Un momento che non vuole essere solo di coraggio psicologico, ma vuole essere di azione concreta e fattiva, e in questo senso va il protocollo d'intesa, in questo senso va proprio l'azione di monitoraggio che viene affidata alla Camera di Commercio, che non vuole essere un controllo, vuole essere una sorta di vigilanza proprio per l'attuazione di quello che noi abbiamo statuito con il protocollo, proprio perché ci crediamo nell'importanza dei nostri giovani che non esiteranno a rimboccarsi le maniche per fare grande questa provincia. Ai sindacati l'attività di relazione tra politica industriale e lavoratori, una politica, quella locale e regionale, che si dice pronta a sostenere la giovane imprenditoria. La politica è pronta e l'ha dimostrato la presenza qua di 6 sindaci dell'Agrigentino, a cominciare dal sindaco di Agrigento, per cui la politica è pronta. E l'assemblea è qui rappresentata da me. Diciamo che mettere attorno a un tavolo tutti questi attori avendo come unico obiettivo il rilancio dell'economia, il rilancio dell'occupazione con particolare riferimento ai giovani è un progetto dirompente se consideriamo che viene da una realtà come Agrigento, che è una realtà diciamo una delle più povere almeno come tessuto economico d'Italia, per cui da Agrigento parte una volta tanto un progetto forte, un progetto pilota che ci richiama a una grande azione di buona volontà, richiama tutti le proprie responsabilità, sarebbe interessante riuscire a esportarlo su scala regionale. E se per il presidente dell'ARS la chiave di volta per lo sviluppo e la concertazione tra le diverse forze sociali e politiche di un territorio, per i giovani imprenditori di Confindustria Sicilia è la continuità anche a costo di una crescita un po' più bassa. Proprio ad Agrigento questo pomeriggio riunione del Comitato Regionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria Sicilia. Rimandiamo sempre sul tema dell'imprenditoria perché è stata indetta una manifestazione da Rete Impresa Italia per lunedì 14 novembre alle ore 9.30 nella sala riunioni della Camera di Commercio di Agrigento per discutere della crisi economica nel Paese e nella nostra provincia che continua e si aggrava. Inoltre sulla manovra finanziaria recentemente varata dal Governo che ha ulteriormente oppresso il debole tessuto economico e in prospettiva nei prossimi 2 anni i tagli alla spesa pubblica peseranno in maniera ancora più pesante sugli enti locali e a cascata anche sulle famiglie e sulle imprese. Domani alle 10.30 all'ex Collegio dei Filippini il sindaco Marco Zambuto insieme all'assessore comunale alle politiche dell'istruzione Renato Bruno e all'assessore comunale agli affari legali Pietro Mirotta illustrerà il piano di intervento di razionalizzazione e dimensionamento degli istituti scolastici del comune di Agrigento per l'anno scolastico 2012-2013, approvato nell'ultima riunione della giunta comunale a seguito di un'apposita concertazione con le istituzioni scolastiche interessate.
Ed ancora il Comune di Agrigento ha avviato a partire dal 14 novembre il servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2011-2012, rivolto agli alunni della scuola dell'infanzia primaria e secondaria di primo grado della città a tempo pieno per 900 utenti giornalieri. Il servizio prevede delle quote di compartecipazione alla spesa da parte degli utenti, spesa dovuta in quanto il servizio rientra nelle prestazioni scolastiche agevolate, tuttavia l'amministrazione, per venire incontro alle famiglie, ha stabilito la gratuità totale del servizio per i soggetti appartenenti ad un nucleo familiare, il cui reddito ISEE per l'anno 2010 è inferiore o equivalente a 4.000 euro. E ha previsto anche delle quote di compartecipazione differenziata per i redditi ISEE superiori a 4.000 euro. E adesso ci occupiamo di un singolare caso, una scogliera abusiva che scompare, accade a Licata, lungo il litorale della zona Playa. Vediamo. Una scogliera abusiva che scompare è lo strano caso avvenuto a Licata nel quartiere Playa. Una scogliera realizzata abusivamente sul litorale della zona in questione, lunga una ventina di metri, che sparisce subito dopo l'intervento degli uomini della Capitaneria di Porto. L'opera sarebbe stata realizzata all'inizio del mese, con la collocazione lungo la battigia di ingombranti massi di pietra. Dopo l'intervento degli uomini della Capitaneria scompare, i massi non ci sono più. Sul caso ne sono all'oscuro sia il capo dipartimento urbanistica Enzo Ortega, sia Maurizio Falzone, capo dipartimento ai lavori pubblici, che hanno tra l'altro riferito di non aver concesso nessuna autorizzazione per la realizzazione della struttura lungo l'area. Eppure la scogliera ormai scomparsa consentiva la salvaguardia dell'erosione delle coste che negli ultimi anni ha causato numerosi crolli di edifici. Il comandante della Capitaneria Ferruccio Grassia ha avviato un'attività investigativa per identificare gli autori e segnalarli alla magistratura. Rimaniamo a Licata, la CGL Funzione Pubblica di Agrigento interviene in merito alle condizioni dei locali adiacenti la Chiesa del Carmine, adibiti ad uffici comunali che presentano infiniti e vistosi problemi sia di carattere strutturale che di vivibilità. Si evince con chiarezza, afferma il segretario Buscemi, dei gravi rischi per l'incolumità fisica e di salute a cui sono sottoposti i dipendenti in servizio in quella struttura, nonché anche ovviamente dei cittadini utenti. Nel denunciare il silenzio dell'amministrazione comunale chiede un incontro alla presenza del responsabile del servizio di prevenzione e protezione per sapere se è stato redatto il documento per la valutazione rischi e di conseguenza tutto quanto previsto dal testo unico prevenzione e sicurezza sul lavoro, al fine di garantire la salute e l'incolumità fisica dei lavoratori e degli utenti. In attesa di una rapida soluzione è stata indetta l'assemblea dei lavoratori di tutto il personale che opera nei suddetti locali per giorno 15 dalle ore 9.30 alle 10.30. E ci spostiamo ci occupiamo della strada statale 640. L'apertura del primo tratto del raddoppio, appunto, della strada statale 640 Agrigento-Caltanissetta è certamente un grande evento, lo afferma Sergio Scimevo, Movimento Regalpetra Libera. Un'opera che arriva con molto ritardo, afferma Racalmuto, questa importante infrastruttura può dare tanto. Il nuovo sindaco e la prossima amministrazione comunale devono portare avanti un'idea di sviluppo possibile in quell'area industriale, commerciale e alberghiera che funzioni e che sia appetibile agli investitori. L'autostrada è un punto di forza per Racalmuto, che può risollevarsi dalla grave crisi occupazionale che sta attraversando in questi anni. L'invito a dare dei contributi con idee e progetti per creare nuove possibilità di sviluppo per il nostro paese è rivolto a tutti. Ci fermiamo per un'altra breve pausa pubblicitaria. A tra poco. Cartunia è il mondo magico dove festeggiare un compleanno indimenticabile, giocare nelle feste a tema come Halloween o pigiama party. Nel castello magico Cartunia ti divertirai con lo spettacolo delle bolle di sapone, la magia comica, il teatrino delle marionette, la giocoleria e tanto altro ancora. La ludoteca Cartunia tutti i pomeriggi offre il servizio di baby parking con anche il servizio di doposcuola seguiti da personale qualificato. Festeggia nello spettacolare castello di Cartunia e non sarà la solita festa.
Vieni a trovarci al Villaggio Mosè, traversa di via Lombardia 34 a Agrigento, o chiamaci allo 0922 51 1007 oppure al 328 82 70 073. Cartugna, un mondo magico di divertimento. Il nuovo punto vendita Fashion House Baby, abbigliamento e calzature 0-16 anni, vi invita a visionare le nuove collezioni autunno-inverno firmate Guess, Calvin Klein, Gaudì, Anthony Morato, Silvia Nietzsche, Geox, Converse, Frankie Garage e Mayoral Newborn. Fashion House Baby, abbigliamento e calzature 0-16 anni, vi attende al complesso Marina a Porto Empedocle, strada statale 115, variante nord. E per gli adulti, Fashion House abbigliamento e calzature uomo-donna, in via dello sport a Porto Empedocle, centro commerciale La Lanterna. Fashion House e Fashion House Baby vi attendono per proporvi nuove strepitose offerte, grandi firme, a piccoli prezzi. Ritorna a Pensieri e Parole, quest'anno in una veste tutta nuova, i veri protagonisti sarete voi. Esatto, infatti sarete voi a scegliere i temi da trattare, gli ospiti e le domande da porre. Andate sulla nostra pagina ufficiale Facebook, Pensieri e Parole Agrigento TV, iscrivetevi, pubblicate sulla nostra bacheca foto e video, poi magari suggeriteci anche un tema da trattare e gli eventuali ospiti, noi lo faremo vedere in onda. E non solo, avremo un angolo della posta con cui condivideremo auguri, inviti e comunicazioni varie. E sempre tramite Facebook faremo vedere foto e video da voi realizzati. Quindi non vi rimane che condividere le vostre idee sulla nostra pagina Pensieri e Parole Agrigento TV e poi mandare magari un'email a pensieriparole@agrigentotv.it. A condurre in studio Giuseppe Cacciatore con Carola Greco. Facebookateci! Sulle verdi colline di Casteltermini, a pochi passi dal paese, sorge la casa di riposo Malva, a 4 stelle lusso. In un ambiente dotato di tutti i comfort, offre uno stile caldo, accogliente e rilassato. Dispone di camere accessoriate, piscina con terrazza e solarium, idromassaggio e saune, sala barberia, parrucchiera estetica e podologica, sala ricreativa, TV e lettura, servizio bar e ristorante, sala per il pronto soccorso e ascensori montalettica. Inoltre è dotata di una cappella per il culto dove poter assistere alla celebrazione della Santa Messa. Offre il servizio di centro diurno, di accoglienza temporanea e di nonno sitting. Informazioni allo 0922 91 7203 e 331 26 13 629 e sul sito www.casadiriposomalva.it. Casa di Riposo Malva, tranquillità e serenità per la terza età. Città di Agrigento, Fondazione Teatro Pirandello, 18, 19 e 20 novembre, L'Elisir d'Amore, di Gaetano Donizetti, prima grande opera lirica al Teatro Pirandello, prodotta dalla Fondazione Teatro Luigi Pirandello, Valle dei Templi, con l'Orchestra Filarmonica Città di Agrigento, stagione teatrale, stagione lirica 2011-2012, prenotazioni, abbonamenti e biglietti, telefono 0922 59 02 20, 0922 59 01 31. Per abbonamenti o rinnovi inviare le modulo al fax 0922 49 11 63 o all'indirizzo Fondazione Teatro Pirandello @comune.agrigento.it. La modulistica può essere scaricata dal sito internet del Comune di Agrigento o ritirata al botteghino del teatro. È un'iniziativa del Comune di Agrigento e della Fondazione Teatro Pirandello Valle dei Templi. Fiera del Libro 2011, Siculiana tra le righe, un libro tra le mani, seconda edizione del concorso letterario Torre dell'Orologio, presentazione di Siculiana Città Museale. Premio speciale a Sebastiano Somma per Il giorno della civetta. Siculiana tra le righe, un libro tra le mani, 11, 12, 13 novembre in piazza Umberto I. Non ti senti in armonia con il tuo corpo? Estetica Dimensione Donna ti propone svariati trattamenti viso-corpo che verranno studiati secondo le tue esigenze. Estetica Dimensione Donna ti offre le tecnologie più innovative, come radiofrequenza quadripolare dinamica contro la lassità cutanea, trattamenti bioenergetici per le adiposità localizzate, smagliature e microlifting del seno, Isojet trattamento all'ossigeno, effetto lifting viso. Vieni a trovarci per una consulenza gratuita. Uno staff altamente qualificato ti aspetta, perché vedersi bene è sinonimo di sentirsi meglio. Telefona ai numeri 0922 60 87 11, 339 31 89 111. Via Vittorio De Sica 35B, Villaggio Mosè, Agrigento.
mondo di animali specializzato in ornitologia è il posto dove puoi trovare una vasta scelta di canarini, pappagalli, conigli, tartarughe, diamanti del gold, passeri del Giappone, cocoriti normali, cocoriti inglesi e tanti altri animali. Da un mondo di animali inoltre troverai articoli e prodotti dedicati al mantenimento e all'allevamento, come mangimi, giochi e tutti gli accessori per i tuoi amici animali. Un mondo di animali lo trovi in via Sirio numero 9 sotto Pelonero Giocattoli al Villaggio Mosè Agrigento. Telefono 327 1097 005. Riprendiamo con l'informazione, ci occupiamo della prima giornata del congresso regionale sulle cure di fine vita che si è svolta questa mattina all'interno del Teatro Pirandello di Licata di Agrigento. A moderare il dibattito la giornalista di Rai 1, Livia Azzariti. Sofia Dinolfo, vediamo. Un teatro Pirandello gremito di gente questa mattina ad Agrigento in occasione della prima giornata dedicata al congresso regionale sulle cure di fine vita organizzato dal responsabile dell'unità operativa dell'hospice di Agrigento, Geraldo Alongi. È stata la dottoressa e conduttrice televisiva Livia Azzariti a fare da moderatrice al dibattito fra diversi esperti che hanno trattato sulle tematiche riguardanti le cure palliative e la terapia del dolore. Un convegno incentrato sulla promozione della lotta contro la sofferenza, mirando al superamento del pregiudizio relativo ai farmaci per il trattamento del dolore. Un'occasione anche per far conoscere ai cittadini l'introduzione di una nuova legge che sancisce la nascita di una rete per le cure palliative e una rete per le relative terapie che non possono essere in alcun caso accomunate. Durante il convegno si è approfondito su questo particolare momento di vita anche con riferimento all'età pediatrica. La patologia neoplastica non colpisce soltanto gli adulti, ma purtroppo colpisce anche l'età pediatrica e proprio in questa fascia di età il dolore e la percezione del dolore, la misurazione del dolore sono molto più complesse, come del resto è anche più complesso il trattamento del dolore, in quanto farmaci specifici per lenire il dolore in età pediatrica spesso non sono utilizzabili in questa fascia di età, perché se voi andate a guardare il bugiardino dei farmaci spesso si ha la prescrizione da non utilizzare in soggetti di età inferiore a 10 anni, 12 anni. L'intento del progetto è stato anche quello di sviluppare e diffondere la cultura delle cure palliative nei confronti dei giovani studenti delle scuole e degli istituti superiori che hanno partecipato con diversi lavori ad esprimere il proprio punto di vista in merito all'argomento, concorrendo al premio Mantello patrocinato dal Parlamento europeo. La dimensione del trattamento di fine vita è strettamente collegata ad una concezione della vita, la cultura della vita contrapposta alla cultura della morte. Il trattamento degli ultimi giorni è un trattamento che deve essere ispirato a cura, assistenza, ma soprattutto a dignità umana attraverso un approccio interdisciplinare che riguardi non solo il profilo medico ma anche il profilo, diciamo, più squisitamente di supporto alla persona, operatore sociosanitario ma anche assistente sociale, psichiatra, psicologo, ecco, un complesso di elementi che fanno di questo gioco di squadra un gioco di successo, nel senso che viene garantito un trattamento equilibrato e soprattutto un trattamento che riconosce la dignità della persona. Rispetto della dignità e dell'autonomia della persona umana, salute, equità nell'accesso all'assistenza e qualità delle cure sono diritti che non possono essere in alcun modo sottovalutati o ignorati. Prende il via oggi pomeriggio alle 16.30 la seconda edizione della Fiera del Libro Siculiana tra le righe, un libro tra le mani. Nei locali della Torre dell'Orologio, in occasione dell'omonimo premio letterario presieduto dalla scrittrice Simonetta Agnerlo Horby e che verrà assegnato nella serata finale di domenica 22, le case editrici presenti con i propri volumi. I primi appuntamenti della manifestazione vedranno protagonisti Sara Favarò, autrice di Riti e Miti nella tradizione popolare siciliana, e della performance teatrale Del ventre della terra con Carlo Greca, Ermelinda Gatto ed Emanuele Bunetto, e il giornalista Carmelo Sardo che parlerà del suo romanzo Vento di Tramontana. Resa nota l'assegnazione del premio speciale Tra le righe della legalità, indetto dal comune di Siculiana e patrocinato dal Consorzio Agrigentino per la legalità e lo sviluppo presieduto dall'onorevole Maria Grazia Brandara. Il riconoscimento andrà al libro di Rosario Brancato, Con i tuoi occhi, storia di Graziella Campagna, uccisa dalla mafia.
Ci spostiamo adesso a Favara, cerimonia celebrativa questa mattina per ricordare il centenario della nascita del generale Francesco d'Oro. Presente la cittadinanza, le autorità civili e militari della città. È andata per noi Sofia Di Nolfo, vediamo. Di cui, ripeto, noi si può considerare. Una vita dedicata al servizio dello Stato, quella del generale Francesco d'Oro, che oggi è stato ricordato a Favara con una cerimonia celebrativa in occasione del centenario della sua nascita. Un evento voluto fortemente dal nipote Enzo Vella, che tra l'altro è l'ideatore della festa dei nonni, per ricordare un eroe che durante i combattimenti della Seconda Guerra Mondiale, a cui prese parte, venne tenuto prigioniero in Africa, venendo considerato dai familiari caduto in combattimento. Non bisogna dimenticare le radici di un popolo. Perché quando una città ha dei figli benemeriti bisogna esaltarne le qualità per alzare il tenore di vita di questa società favarese, che purtroppo andiamo avanti per cose piuttosto negative, mentre questa è una parentesi altamente positiva, perché mio zio ha dedicato, si può dire, tutta la sua vita lavorativa, 40 anni al servizio dello Stato. Alla cerimonia che si è svolta nella via lui dedicata qualche anno fa hanno preso parte i cittadini, le autorità civili e militari della città e anche il questore Giuseppe Bisogno. Siamo qui a 100 anni dalla nascita di un nostro ufficiale, di un ufficiale superiore appartenente a quello che allora era il Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza. Peraltro un ufficiale che ha partecipato alle operazioni belliche della Seconda Guerra Mondiale, e quindi da parte di me, questore, in qualità di rappresentante della Polizia di Stato, l'onore alla sua memoria. È stato dunque un momento di grande importanza quello vissuto questa mattina a Favara, anche per riflettere e approfondire su tutte le conseguenze che la Seconda Guerra Mondiale ha determinato nella nostra Italia. La Progress, la Progest, azienda speciale della Camera di Commercio di Agrigento, presieduta da Rosario Marchese Ragona, ha aderito all'iniziativa dell'associazione culturale Il Cerchio dell'ingegnere Bernardo Barone dal titolo L'estate di San Martino 2011. Nella giornata di domani, a partire dalle 18.30, all'Estuai di Agrigento si terrà la presentazione del vino nuovo Aquile della cantina Viticoltori Associati di Canicattì, alla presenza dei rappresentanti delle associazioni di categoria, della Coldiretti della CIE e del presidente della Camera di Commercio di Agrigento, Vittorio Messina. Alla fine della presentazione seguirà un momento musicale dedicato al folklore siciliano. Siamo adesso allo sport. Il derby siciliano Palazzolo-Licata, valevole per l'undicesima giornata di Serie D, è stato affidato all'arbitro Marco Mainardi di Bergamo, il quale si avvarrà della collaborazione di Vincenzo Cannistra di Catanzaro e Adriano Polifrone di Taurianova. Ci occupiamo ancora di arbitraggi, perché sarà Giacomo Costantini di Ascoli Piceno l'arbitro designato dalla CAI che arbitrerà il derby agrigentino Camarat-Acragas domenica prossima al Salaci di Cammarata. Alcamo San Giovanni Gemini arbitrerà Giulio Gambino di Palermo, Ribera Castellammare verrà diretta da Giorgio Vaccaro di Palermo e infine Parma-Val Atletico Campofranco in programma sabato è stata assegnata ad Alberto Santoro di Messina. Sport ancora, questa volta ci occupiamo di automobilismo, perché nel weekend del 12 e 13 novembre il quarto slalom pista Concordia, seconda Concordia Day, sarà articolato in una duplice formula con prove di slalom e di velocità pura sul circuito, allo scopo di rendere ancora più incerta e spettacolare la nuova sfida agonistica varata da Axi. La competizione vera e propria prenderà però il via domenica 13 novembre dalle 9 con la prima manche dedicata alla disciplina dello slalom. A seguire si svolgerà invece la sfida rivolta alla velocità. Alle 14 scatterà la seconda manche dedicata allo slalom e a seguire quest'ultima si disputerà la seconda tornata di gara cronometrata, rivolta questa volta alla velocità. La premiazione si terrà nella palazzina della direzione gara della pista Concordia ad apertura del parco chiuso.
E ancora sport, ci spostiamo al rugby perché sarà una miraglia profondamente rimaneggiata in molti settori, quella che domenica affronterà in casa la prima della classe, l'Unione Rugby Messina. La formazione messinese ad oggi ha già incassato 14 punti in 3 partite, mettendone a seguito 184 e subendone soltanto 2. Per farsi un'idea dei numeri, il Nissa Rugby, altra squadra favorita di questo campionato, segue a circa 70 punti realizzati in meno, sebbene abbia avuto dalla sua strada un altro osso duro chiamato Siraco. E sarà un'interessante puntata Salotto Biancazzurro stasera a partire dalle ore 21 su Agrigento TV. Le telecamere si sono soffermate sulle strutture sportive di Raffadali, dove sono emerse tantissime curiosità davvero interessanti che molte ne conoscono e molti non ne conoscono l'esistenza. Carmelo Lentini ha fatto un tour accompagnato dal giovane vice sindaco di Raffadali, Santino Farrugia, e dell'assessore allo sport Giuseppe Sicurello. Il villaggio della gioventù, con tutti gli spazi interni, le palestre scolastiche, il campo sportivo comunale, punto di riferimento dei giovani raffadalesi e non. Una puntata da non perdere per conoscere meglio il territorio, quindi agrigentino, il tutto questa sera alle 21 su Agrigento TV. Il telegiornale termina qui, io vi auguro un buon proseguimento e arrivederci alle prossime edizioni.